Le buone notizie questa sera ci portano lontanissimo, perché dopo un lungo conto alla rovescia, finalmente il primo nanosatellite Made in Piacenza è stato lanciato nello spazio. E allora vediamo il servizio di Thomas Trenchi. Ad Alessandro Fanni, fondatore della startup piacentina C-Shark, gli si può dire tutto, ma non che punti troppo in alto, perché il suo nanosatellite, il primo creato nel nostro territorio, oggi è stato ufficialmente lanciato nello spazio alle 16:25 del fuso italiano nel centro della NASA in Florida. Il lancio del satellite piacentino è stato trasmesso in diretta. Ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo visto le nostre invenzioni, diciamo, decollare e arrivare alle stelle. Oggi un pezzo di Piacenza sale tra le stelle ed è veramente un'emozione. Pesa solo 600 grammi ma è molto potente. Pilot 1, così si chiama, è un concentrato di alta tecnologia messo in orbita grazie al razzo vettore Falcon 9 del magnate Elon Musk insieme ad altri satelliti. Dopo qualche slittamento sui tempi previsti a causa della pandemia, il progetto è dunque giunto al punto di svolta. L'obiettivo è costruire in breve tempo una vera e propria costellazione di dispositivi orbitanti intorno alla Terra, posizionati nella termosfera, in grado di dialogare con sensori collocati sul nostro pianeta, consentendo la raccolta di dati da utilizzare per la realizzazione di applicazioni innovative. Per adesso si tratta di una sperimentazione in vista del lancio ufficiale di giugno con più satelliti collegati tra loro. È questo il sogno dell'azienda piacentina e chissà, come ipotizzano i responsabili del progetto, magari con una diretta in Piazza Cavalli per vedere Piacenza che vola nello spazio.